Eccoci qui, buonasera a tutti, buonasera a tutte, direi che ci siamo partiti. Ciao Andre, come stai? Tutto Ciao, non c'è male, dai, tu. bene, tutto bene. Intanto, come sempre, mi permetto insomma di fare un po' le dovute presentazioni, anche se poi alla fine ti descriverai un po' tu, chi ci segue sa che abbiamo già collaborato. Andrea è un mio buon amico, scrittore, intellettuale con il quale ci scambiamo sempre un sacco di idee, pazzie, follie anche sulla situazione geopolitica del mondo. Però ecco, poi insomma si presenterà lui con le sue parole. L'idea è che con Andrea abbiamo stretto questo legame, sancito un po' dall'amore per la letteratura, che da parte mia è più legata a una visione del mio mondo, della mia professione, che è quella dello psicologo. Da parte di Andrea invece è più legata, penso, insomma, a quello che è la sua professione, che è quella dello scrittore, appunto. Vi faccio già un piccolo anticipo e facciamo un po' di prodotto piazzamento fin da subito. Andrea ha scritto due libri che io consiglio. Il primo è Nessuna pietà, che ho qui con me, consigliatissimo. Un libro che poi ci andremo sopra, però giusto per farci due parole, mi ha colpito moltissimo perché, come dico sempre, in tanti hanno parlato di Apocalisse, in pochi, forse nessuno rispetto a quelli che io abbia mai letto, l'ha trattata alla tua maniera, cioè con una particolarità, in senso proprio temporale. Io non dico altro per non togliere, diciamo, gaudio ai lettori, però l'idea è, io ve lo consiglio vivamente. Il secondo invece è Ananda, che insomma sono short stories, se non mi sbaglio. Sì, poi ne parliamo meglio. Ne parliamo meglio, però insomma sono sempre legate al. È una, possiamo dire, una sorta di continuazione spirituale di Nessuna pietà. Ok, Mettiamola così, dai, ci sta. perfetto. E bene, io ti lascio la parola, insomma, se vuoi un attimo presentarti. Sì, allora, il mio vero nome è Andrea Pighin, scrivo però con uno pseudonimo, diciamo così, che è Argyros Singh. Dove con queste due parole, una orientale, indiana e una greca, quindi occidentale, metto un po' insieme questi due mondi che io, diciamo, indago da un punto di vista soprattutto spirituale. E anche il titolo stesso Ananda, rimanda un po' alla spiritualità indù e di rimando anche buddista. E niente, io faccio il bibliotecario. Ma sono di fatto uno scrittore, insomma, cerco di esserlo, mettiamola così. Se essere scrittore è scrivere 24 ore su 24, io una buona fetta della giornata la spendo a scrivere veramente un po' di tutto, da articoli, narrativa, saggi, qualsiasi cosa mi appassiona, tanto quanto la lettura, tra l'altro. Sì, oggi parleremo non solo dei due libri, che sono stati citati prima, ma anche potremmo dire anche della passione della lettura stessa, quindi di quella che viene definita da alcuni la bibliofilia, o la bibliomania, mettiamola così, che sono anche l'argomento di un libro inedito che citeremo, ecco, citeremo. Citeremo un po' per vie traverse, dai. Allora, diciamo che questa rubrica si appoggia ai miei shot letterari, che sono, come l'avevi definito tu una volta, no? Anche dei piccoli podcast senza impegno, dove si parla di letteratura con una prospettiva magari un po' diversa rispetto a quella che utilizzano altri, insomma, colleghi che fanno video o podcast sui libri. Io, come dico sempre, non sono un critico e sottolineo questa cosa perché tanti non l'hanno capito, cioè espongo le mie idee rispetto a quello che è un testo, nella speranza che insomma venga letto perché credo possa lasciarvi qualcosa. Con Andrea l'idea è quello di riuscire a creare un appuntamento dove, come nel caso di Misha, io possa appoggiarmi a qualcuno che in materia ne sa un po' più di me, con il quale fare un bel confronto, divertirci, uscirne tutti quanti un po' più pieni, no? Di quello che è un bel confronto su un tema che è caro a entrambi, appunto la letteratura. E chiaramente, e qua cito Jung, non possiamo prescindere dalla produzione artistica e culturale umana, quando noi vogliamo indagare la creatura uomo.
Per questo c'è un amore anche forse viscerale da parte mia. Se voi prendete in mano Libido, simbolo delle trasformazioni, che non so se tu hai mai deciso di affrontare questo testo. Ne ho letto dei brani e ho letto altre cose di Jung. Ok, te lo consiglio come una sorta di via crucis, nel senso che è un libro che puoi leggere quando decidi di metterti alla prova. Però nelle prime 60 pagine, me lo ricordo ancora, questo concetto del è inutile che scriviamo tomi e tomi di psicologia sulla gente se noi non leggiamo la loro produzione artistica, perché quelli ci fanno veramente capire che cosa si muove nell'animo umano. Ed ecco perché credo che una collaborazione con te in questo senso sia qualcosa di davvero, di giusto. Diventa molto più, secondo me, fruibile un po' per tutti. Allora, ti dirò, soprattutto in un passaggio che hai fatto, io sono una di quelle persone che pensa che, adesso questa frase farà venire un po' di urticaria ai più, penso che tutti possono parlare di tutto e possono pensare riguardo a tutto, che non ci debbano essere tabù, che non ci debbano essere limiti di sorta. C'è ovviamente un'opportunità nel dire tutto ciò che si pensa, ok? Ovvero, uno dovrebbe avere dei limiti personali che si autopone, secondo me, in base al buon senso o a quello che si vuole, in cui quando si arriva a un punto in cui effettivamente non si capisce più niente, bisognerebbe tacere, no? Come diceva Wittgenstein, su ciò di cui non si può parlare bisogna tacere, no? E detto ciò, bisogna poi che ognuno sperimenti, vada in cerca della sua verità, del suo cammino, di quel suo raggio, diciamo, che porta sempre a un centro per quanto mi riguarda. Ed è un cammino articolato e che non può escludere altre, cioè che non può diventare settoriale. Cosa voglio dire? Voglio dire che uno psicologo non deve essere solo psicologo. Uno scrittore deve essere aperto a 360 gradi, quindi anche alla saggistica, anche a ciò che magari lo vede molto lontano, per esempio calcoli matematici, cose di questo genere, no? Io credo che la settorialità sia un grosso problema e bisogna superarlo, bisogna potersi aprire a tutto, che non significa avere competenze su tutto, ma semplicemente avere la mente cosciente del fatto che esiste anche altro oltre il proprio orticello. Quindi il fatto che tu parli di letteratura a modo tuo, per quanto mi riguarda, è validissimo. Tutto qui. Beh, diciamo che ci troviamo, nel senso che sono dell'idea fondamentalmente che almeno io parlo per la mia professione, un buono psicologo non può essere una persona che non ha competenza umana. Cioè, anche se tu fai calcoli perché sei uno statista e lavori principalmente con le batterie testistiche, è indispensabile che tu prenda in mano la variabile uomo. Consapevole che è una variabile delle volte un po' impazzita, noi abbiamo questa pretesa, no? Di riuscire a incasellare tutto. Molto utili i test, molto utili se li utilizziamo nella maniera corretta. È come dire, molto utile la grammatica nella scrittura, indispensabile, però magari ti arriva James Joyce che ti porta i flussi di coscienza, e uno dice, ma tutta la parte di punteggiatura dov'è? Perché è giusto quello che fai, magari usi espressioni tipiche del parlato nello scritto, in senso positivo, però non quella Macedonia, no? Di cose che si tende a fare, ma io per primo, perché mi piace quella linguistica un po' slengata. Però è la possibilità di farsi contaminare, di capire che le regole esistono, come dici tu, ti limiti nel momento in cui ti rendi conto di essere andato oltre, ma nulla ti vieta di sperimentare, di crescere e soprattutto di metterti alla prova. Certo. Sì, ovviamente questo anche forse in connessione con qualcosa di cui tu ti sei occupato di recente, bisogna anche secondo me fare una distinzione perché per quale motivo esiste questa settorialità sempre più marcata, questa frammentazione del sapere? Perché a scuola, fin dalle medie, se non prima, inizia ad esserci questa divisione del sapere. E che poi si porta avanti fino all'università e addirittura dopo nelle specializzazioni,
negli aggiornamenti sul lavoro e via dicendo, dove si entra sempre più dentro la propria materia e si perde sempre di più tutto quello che sta intorno. E allora, benissimo, sei il più grande esperto del mondo su quella cosa lì, sarai pure un Nobel, però poi ti sfugge il discorso d'insieme, no? E questo dipende tanto anche appunto dai programmi scolastici, ma non è un problema italiano, eh? È un problema, adesso non so, i programmi scolastici orientali. Sicuramente in Occidente, l'Occidente razionalistico, kantiano, chiamalo come vuoi, vive di questa settorialità che ci fa arrivare tanto in là sulla Luna, magari, però poi non risolve certi problemi che più che un discorso razionale, appunto, richiederebbe un approccio, chiamiamolo umanistico, ma in senso molto lato, ecco. Guarda, mi aggancio a quello che tu hai appena detto. La live che ho fatto parlando della scuola è una live orientata a due cose fondamentali. Il primo, cosa su cui sono completamente d'accordo con te, la metodologia di valutazione è una delle cose più sbagliate che esistano, alla quale ci hanno un po' abituato nella maniera sbagliata. Seconda cosa, riprendo questo concetto della settorialità, cioè nessuno di noi può essere un campione in ogni materia e tante volte l'insegnante è un campione nella sua materia. Cioè, arriva il docente di matematica che ti dice: "Ah, ma tu sei un asino perché non riesci a fare bene le equazioni." Mi rifaccio a Martin Eden, come dicevo nella live, cioè ognuno di noi ha un proprio spirito vitale, è giusto sperimentare, è giusto l'apertura, poi è giusto che ci sia sia quella dimensione olistica di rifarsi al mondo, sia la possibilità di dire a me questa cosa piace oppure non piace. Per cui non voglio essere, a me non me ne è mai fregato niente di essere valutato nella matematica pura, che io non sono mai stato bravo, ad esempio, no? Però mi ha sempre attirato la parte logica, così come mi è sempre piaciuta la parte di biologia, ma mi ha sempre fatto schifo la chimica grezza, perché non sono mai Ok, stato in condivido grado, proprio filo per segno le materie no? che hai citato. Sì. Ok, sì, il discorso poi si amplia ovviamente, riguarda proprio l'idea di sapere. Allora, una volta si citava in certi libri il fatto che ne so, gli umanisti oppure intellettuali dell'antichità, chiamiamoli intellettuali, pensatori dell'antichità, avessero un sapere universale, ovvero riuscivano a spaziare dall'astronomia, a che ne so, alla politica, alla grammatica, alla poetica e via dicendo. E alcuni mi obiettano: eh sì, però il sapere dell'epoca non era così grande come quello di oggi. Oggi è impossibile sapere tutto di tutto. Da un certo punto di vista è così, non c'è nulla da dire. Ma cosa vuol dire sapere tutto di una materia? Nel momento in cui tu riesci ad avere le nozioni, ma neanche di base, anche più approfondite, le necessarie a capire il concetto, poi vabbè, nel dettaglio se ne occuperanno gli specialisti, allora sì, ma se quel concetto che tu hai è tutto sommato condiviso, non dico universale, ma quantomeno condiviso, tu quello lo puoi prendere anche se non ti appartiene perché non è il tuo settore di studio, di lavoro, quello che è, e lo puoi utilizzare nel tuo mondo senza alcun problema. Quindi secondo me veramente anche il discorso appunto che nell'antichità c'era forse meno sapere, ma non lo so se è così, non so se i babilonesi avessero meno conoscenze in ambito astronomico di quanto ne abbiamo noi, non lo so, alcuni dicono di sì, altri di no. Certo, molti saperi sono andati perduti perché sono stati ritenuti inutili, perché non avevano una funzione, avevano perso la loro funzione sociale, quindi per esempio l'alchimia o l'astrologia, ok? Che oggi l'astrologia viene vista come una cosa da maghi o che ne so, una cosa da tenere in poco conto, ma nel Medioevo era una materia universitaria. Tutti i grandi imperatori, tutti i grandi re avevano al loro fianco degli astrologi, ok? Perché? Perché avevano una funzione sociale e c'era una conoscenza della materia che non è assolutamente quella banale di oggi, l'oroscopo della domenica, per intenderci. Quindi una serie di conoscenze in realtà erano più sviluppate in passato e oggi lo sono meno. Viceversa, sì, nelle scienze applicate, magari tipo nella fisica quantistica o in altre cose, sì, abbiamo qualcosa in più, su questo non c'è ombra di dubbio, ma non è una gara tra passato e Sì, presente, sono secondo me, perché d'accordo. tanto sono tutti morti.
Questa punta di cinismo finale mi ha solleticato. Diciamo che l'idea, sicuramente il tipo di conoscenza che c'era era una conoscenza completamente diversa rispetto alla nostra. Ed è chiaro che in un mondo dove tu vedi praticamente un paper al giorno pubblicato su qualsiasi tipo di argomento, è impossibile stare veramente al passo con tutto. È chiaro che essere è troppo eclettico, poi ti fa perdere un pochettino. Dobbiamo, o meglio, dobbiamo, è consigliato essere risoluti, che è quello che dico di solito, no, ai miei pazienti, ok? Tu non puoi essere un campione in tutti gli ambiti della tua vita. Ci sono momenti in cui sarai uno stupendo fidanzato, una stupenda moglie, momenti in cui sarai un mediocre lavoratore. Poi queste fasi cambieranno, sarai un passabile marito, ma magari in quel momento non c'è bisogno di un marito fantastico. Cioè, noi abbiamo questa percezione di assolutezza che non esiste. È come quando mi viene sempre in mente, no? Perché c'era un ragazzo che conoscevo, col quale mi sono spesso trovato a parlare, anche con la sua famiglia di religione. E ogni tanto pensavo, l'idea di Gesù, no? Una volta discussi con il padre di questo ragazzo e mi disse, Gesù è l'essere umano più perfetto che sia mai stato creato. Ah, dentro di me la mia domanda è, praticamente Gesù che cos'ha? Una super mega digestione? Cioè va a dormire sempre perfetto? E non ha alcun tipo cioè non ha aritmia cardiaca, è perfetto? Cosa vuol dire la perfezione? Sono dei canoni che noi ci imponiamo che sono assolutamente utili, che sono, non diciamo validi, diciamo interessanti, buoni obiettivi ai quali ambire, ma non sono raggiungibili. Cioè, io la vedo un po' così. Allora, c'è un testo, per collegarmi a quanto hai detto, che ho letto di recente, un testo sacro del taoismo. Non è il Tao Te Ching, che è quello più conosciuto, ma è lo Chuang Tzu, che prende il nome da questo saggio, che è presente in molti dei racconti dell'opera. A un certo punto viene raccontato di questo, adesso non mi ricordo se era un falegname, comunque faceva carpenteria o qualcosa del genere. E vicino a lui c'era un nobile. Forse era un duca, vabbè, o un marchese. Questo nobile stava leggendo un libro, una pergamena, quello che è, insomma. E questo falegname gli disse: "Ma che cosa sta leggendo?" E quello risponde: "Sto leggendo i detti dei sapienti, insomma, stava leggendo una serie di aforismi, di cose importanti dette nel passato dagli antichi, no?" Lui dice: "Quindi tu hai in mano un sacco di, diciamo, sterco, chiamiamolo così." Lui dice: "Bene, adesso tu, io sono molto tranquillo e so che sto parlando con un semplice falegname, ma ti permetterò di spiegare questa tua affermazione oltraggiosa, altrimenti, se non mi convincerai, io ti ucciderò." Ok? E lui inizia a fare tutto un discorso bellissimo che adesso non sono in grado di ripetere, ma sostanzialmente gli dice: "Ciò che rimane di scritto, di personaggi morti, perduti, andati, è solo un frammento di quello che loro trasmisero in vita." Ok? Quello che lui disse era valido soprattutto per l'epoca, siamo intorno al IV secolo avanti Cristo, una cosa del genere, dove la trasmissione del sapere era fondamentalmente orale. Okay? Quindi lo scritto era veramente i rimasugli di quello che rimaneva di un sapere che era sterminato, molto più ampio di quel libricino, no? E lui quindi dice: "Tu stai semplicemente leggendo degli scarti e li stai trasformando nella cosa più grande che ci sia. Semplicemente perché? Perché c'è, non lo so, una discrasia, una separazione tra un passato che si può idealizzare facilmente, quindi Gesù che è l'uomo degli uomini, il più perfetto di tutti, e il presente, un presente misero dove nessun essere umano è in grado di eguagliarlo, no? Allora, sul presente siamo magari tutti d'accordo perché è una cosa di cui possiamo fare tutti esperienza diretta. Sul passato è difficile parlare, quindi forse dovremmo concentrarci di più sul presente, anche meno sulle fonti, sulla memoria, sulla storia, che sono importantissime, ma forse c'è anche un po' un eccesso di tutto ciò." E questo ci fa credere che appunto il passato sia sempre stato migliore, del momento che stiamo vivendo. E il bello è che anche questo sarà passato,
già lo è adesso mentre parliamo, no? Sicuramente 5 minuti fa erano forse migliori di quelli di adesso, chi lo sa. Boh. Beh, mi sembra molto una citazione, cioè una cosa che disse anche il buon Guicciardini, no? Quando si parlava della Roma dei tempi antichi, chissà che bello che era essere romano quando Roma era veramente un impero. Alla fine è un modo per distogliere l'attenzione da un lato da se stessi e poi anche dalla società in cui si vive, quindi è semplicemente un rintanarsi e anche un autocondannarsi che sinceramente non capisco, almeno personalmente non capisco, forse tu sei più in grado di decifrare questo suicidio occidentale, ma in realtà dell'uomo contemporaneo. In realtà tutti coloro i quali sono dotati di un individualismo paragonabile a quello che abbiamo noi in questo momento, vuoi anche un po' per la società, sono destinati a questa sensazione di... non è neanche inadeguatezza, la parola giusta è insoddisfazione, forse questo è il concetto fondamentale. Per quale motivo? Perché tendenzialmente quello che accade è quanto segue. Noi abbiamo un'idea fantastica di tutto quello che può essere futuro o passato. Non abbiamo un'idea oggettiva. E nella fantasia, come diceva anche qualcuno, tutto è sempre più bello. La realtà non è mai all'altezza della fantasia. Questo è un dato di fatto imprescindibile, al quale non dobbiamo sempre ricordarcelo, no? È come quando, come succede spesso in terapia, dottore, la mia ex ragazza, oppure quando dicono la mia ragazza mi ha lasciato, già lì capisci che lei ha lasciato lui non ha lasciato lei, e mi ha lasciato e gli dici, ok, spiegami un po' com'è andata, alla fine ti racconta e sembra che davvero sta ragazza sia, non lo so, un'angelica, no? Scesa giù Sì. per Orlando. No, mettiamola così, o una Beatrice per Dante, mettiamola. Però la realtà dei fatti è che poi tu vai a indagare e quello che avviene subito dopo è il processo di deidealizzazione, dove questa fantasia decade e dici, beh, ok, forse era un po' stronza, cioè forse non era proprio così gentile, così amorevole come pensavo. Però ecco, questo è il classico esempio dove il ricordo fantastico sostituisce nel rapporto oggettuale il reale. Rapporto tra i Guarda, due. ti dirò, è quello di cui parli, tra l'altro, è una fuga dalla realtà verso la fantasia, no? Ed è, quando fuggi verso la fantasia, almeno che non vuoi fare il politico, quindi non vuoi trasformare le tue immaginazioni in realtà, con grossi danni per i tuoi vicini, va benissimo, cioè se non fai politica o cose simili va benissimo. Sarebbe però interessante fare un viaggio anche di, non solo di andata verso l'immaginazione, ma anche di ritorno, no? E quindi trarre quello che c'è di utile da questo grande sapere che in parte era indagato, fa parte di quei saperi che ho citato anche prima, no? Come l'alchimia e tante altre cose, no? Dove c'è una conoscenza che noi definiremo oggi irrazionale, ma che vuol dire non vuol dire assolutamente niente. Che in certi casi è una conoscenza metafisica e che non possiamo esperire con la ragione e dobbiamo esplorare con altri canali, che vabbè, non staremo qui a trattare. Il fatto è che tante persone anche oggi si perdono in questo mondo e continuano a rimanere lì, in questo mondo dell'immaginazione. Io vedo in particolare che questo errore lo fanno tanti che si affezionano a quelle pseudo-spiritualità tipo della New Wave o derivate, no? Che non hanno nulla di tradizionale in senso esoterico, quindi non hanno nulla di sacro propriamente detto, sono soltanto dei meccanismi psicologici mascherati, ok, per cercare di far sentire meglio sul momento le persone. Fatto sta che queste persone iniziano a vivere in questo stato di totale irrealtà e non ne tornano mai indietro e non ne ricavano nulla di buono, perché non è una via ascetica, non è una via che ti porta da qualche parte, come potrebbe essere per degli eremiti in Tibet o via dicendo. Porta veramente al tuo suicidio animico, mettiamola così, e poi di individuo, perché smetti di vivere, smetti di esistere nella società. È una cosa che capita, quindi bisognerebbe anche riuscire a fare un viaggio di andata e ritorno, ecco, dal mondo dell'immaginazione, Lì mi perché permette. Dimmi, perché proprio? è molto proficuo in realtà. Cioè.
Guarda, io dico una cosa che vedo tantissimo. Queste spiritualità New Age hanno un grandissimo punto di forza e di appeal proprio nei confronti di tutti coloro i quali di solito hanno un basso livello di scolarizzazione. Che non è un'accusa, nel senso che tu puoi avere la terza media ma essere una persona estremamente colta. Però, esattamente, Se uno ti manipola, ti manipola. poi parliamoci chiaro. Le personalità narcisistiche, e specialmente quelli che hanno appunto capacità manipolatorie, li becchi sempre alla testa di questi gruppi. E non puoi farci niente, cioè io potrei farvi milioni di esempi di psicologi, psichiatri, terapeuti che sono stati raggirati da personalità così, perché non puoi farci nulla. Tu ti becchi il narcisista maligno, lui ha delle capacità predatorie naturali. Che ti impediscono delle volte di capire di essere stato preso in giro. Cioè, è pieno di questa gente qui che ha manipolato esperti e poi li ha fatti diventare seguaci. E dici: ah, guarda, c'ho lo scienziato X, lo scienziato Y Esatto, sì. che mi seguono. Perché? Perché la personalità umana funziona così. C'è questa sorta di magnetismo. Poi il narciso, se domani voi avete una relazione con una persona con dei tratti di questo tipo, maschio o femmina. Siete trascinati nel vortice perché sanno come funziona, vi elogiano, vi fanno stare bene, vi danno le conferme di cui avete bisogno, hanno un modo, cioè sono persone che potrebbero farsi una maratona alle 3 del mattino per dirvi che siete, per dirvi quanto vi amano e il giorno dopo buttarvi come se foste un calzino usato. Cioè c'è questa discrepanza enorme che li fa sembrare, li fa essere delle vere e proprie bombe a orologeria. E appunto questo poi va a danneggiare il tutto perché non si creano dei momenti di spiritualità volti alla spiritualità, si creano dei gruppi dove lo scopo è accentrare le risorse, le ricchezze, l'attenzione verso uno o più capi. Sì. Dopo diventa una cosa, vabbè, in certi casi diventa una politica, ha influenza anche nella società molto spesso, perché sono tanti microgruppi che messi insieme poi vanno a minare certe fondamenta, del vivere civile, questo al di là di cosa una società decide di essere come Stato, come nazione, via dicendo. Ma io credo, per quanto mi riguarda, che il danno più grosso, per quella che è la mia sensibilità, riguardi proprio il danno alla spiritualità in senso generale, perché queste pseudo religioni, pseudo sette, quello che è, insomma, usano un linguaggio che è molto in voga in certi ambiti esoterici, spirituali, eccetera, eccetera, ma lo sfruttano e lo interpretano a modo totalmente loro, personale. E soprattutto non vanno quasi mai oltre il citazionismo di altre dottrine, soprattutto quelle orientali, perché hanno quel senso di esotismo che fa sempre bene. E poi, oltre a fare queste citazioni, si fermano a quello che è un livello psicologico-animico, diciamo. E lì è la tua materia, nel senso che queste persone, poi vengono danneggiate su questo piano, perché su quello spirituale in realtà non ci arrivano mai. Okay, quindi è proprio una cosa che loro pensano di esserci dentro, in realtà sono su un piano psicologico e rimangono lì incastrati in questa loro prigione mentale. Tra l'altro, come ho detto prima, smettono di vivere sul piano materiale poi, o vivono in una maniera che veramente, cioè io ho visto persone che, seguaci appunto di questa ondata New Wave, di solito quarantina, cinquantina d'anni, che raccontano, eh sì, perché tu non sai com'era la vita negli anni 80, negli anni 70, eccetera, eccetera, e cosa avevamo scoperto noi con le musiche tibetane, con le cose così, le campane, eccetera. E quando si rapportano con te hanno un modo di parlare frenetico, disordinato, ansiolitico, chiamiamolo così, che ti fanno sentire a disagio. Ti fanno capire che quella persona sta per scoppiare da un momento all'altro e potresti scoppiare anche tu standogli vicino, praticamente, standole vicino, no? E quindi ti domandi: è questo veramente il traguardo spirituale che volevano raggiungere, o anche semplicemente il traguardo di sanità mentale che volevano raggiungere? Se è questo, faccio benissimo a meno della tua dottrina, francamente. Guarda, in piena onestà ti dico due cose. La prima è, tu prima dicevi, no, quel tocco orientale che condisce sempre il tutto con quel sapore esotico.
Sempre citando libido, simboli e trasformazione, visto che comunque noi siamo orientati a parlare di libri oggi, però come vedete no, in una modalità molto dialogica, cioè arrivano le citazioni in un discorso molto più ampio, ed è questo il bello a mio avviso. Sempre Jung dice, noi perché abbiamo questa passione per lo sciamano, per il sacerdote indiano? Perché oggettivamente parlando il cristianesimo non ha simbologia, cioè, o meglio, Ok, bel bazzica. spieghiamoci. La simbologia presente all'interno del cristianesimo è una simbologia limitata. Padre, Figlio, Spirito Santo. Se ci pensiamo, no? E hai il battesimo, perché il battesimo è il simbolo di ingresso, hai il matrimonio, per cui hai l'unione e hai poi l'estrema unzione. Noi però siamo pieni di intromissioni da parte delle altre religioni. Esempio, la cresima, la comunione. Noi abbiamo in cerimonia, quando noi andiamo a fare la cerimonia, abbiamo tante piccole azioni che facciamo. La più importante qual è? La particola che viene data, questo è il corpo di Cristo, risimuli l'ultima cena ogni volta e basta. Hai sempre e solo quella. Se le paragoniamo a uno sciamano che ti parla dell'acqua, della pioggia, della terra e fa i suoni e i canti e i balli e prendi la ayahuasca e rotolati nel fango, oppure prendi uno. Pensate quante divinità hanno gli induisti, no? Gli induisti, e c'è Kali, e c'è Ganesha, Sì, e hai il Bhagdavida, non mi ricordo mai come si pronuncia, dove sono tutte. Shiva, Brahma, eccetera, eccetera. Hai un testo che è pieno di battaglie, pieno di simboli, pieno di queste creature che sono davvero particolari. La religione no, la religione cristiana no, la religione cristiana ha un uomo che sembra essere perfetto ma non ha niente di particolare, ha una simbologia estremamente ridotta, però noi quella simbologia ne abbiamo bisogno, perché il prete non è vestito con la maglietta bianca, ha la tonaca. Sopra la tonaca ha magari la sciarpa quando siamo vicini a Pasqua di un altro colore, cioè ha degli abiti che richiamano la funzione. Noi abbiamo bisogno di quelle cose lì in termini religiosi. Se ce le togliamo, poi diventiamo preda di tutto ciò che è più colorato, che ci piace. Diventiamo dei bambini che cercano le caramelle. Sì, poi c'è anche un discorso di prossimità culturale, che è un ostacolo molto difficile da superare, a meno che proprio non ci si immerge in una cultura che non è propria. Quindi se tu vuoi andare a fare un incontro con lo sciamano del Centro America, piuttosto che con lo sciamano siberiano, devi entrare nella loro cultura, che significa entrare nella loro lingua parlata. Ma non è una cosa che puoi fare tutti i giorni, non è come fare un corso di inglese. Sì, ma è Forse non è chiaro. chiaro, cioè la valenza non solo simbolica, ma sacrale della parola non è una cosa da quattro soldi, cioè è forse il fondamento stesso della ritualità, ok? Cioè senza la parola è difficile creare una ritualità, non impossibile, ma è difficile. E ogni cultura ha una sua parola sacra collegata ai suoi riti. E nessuno dall'esterno può arrivare a prenderli e trasportarli in maniera sincretistica nel proprio credo, ecco. Questo è fondamentale. Poi l'Occidente aveva una sua spiritualità simile, che ne so, a quella indù, cioè no simile, parallela, oppure accomunata a quella del grande ceppo indoeuropeo. Ed era per esempio la mitologia greca, ma anche la mitologia norrena. Quindi c'erano queste divinità. Semplicemente abbiamo preso un'altra strada, che era quella del monoteismo, che non ha nulla di male, sì, però semplicemente un'altra strada. Senza dimenticare però che anche le grandi religioni cosiddette politeiste, come potrebbe essere l'induismo, non sono politeiste, sono comunque monoteiste, perché esiste un essere supremo nell'induismo da cui tutti gli altri esseri derivano. Ok? Ma lo stesso era per gli antichi greci politeisti. Avevano il concetto dell'essere superiore, che in chiave filosofica, per esempio, Aristotele aveva chiamato il grande motore immobile dell'universo, ma insomma. Quindi, in realtà, questo ritorno all'uno, di cui parla anche Jung, tra l'altro, per esempio, nel libro rosso, questo sì l'ho letto. Io ad esempio no, faccio missione di colpa, non l'ho ancora letto. No, è un bellissimo viaggio spirituale, alchemico e simbolico. È proprio come entrare nella sua testa, ma in realtà come entrare nella testa di tutti noi, che dopo c'è tutto il discorso sull'inconscio collettivo, eccetera, eccetera.
E da lì inizia a esserci anche la sua svolta in ambito dallo spirituale, cioè scusami, dal mondo psicologico, lui passa a quello spirituale. Infatti gli ultimi scritti sono più legati a quest'ultimo ambito, che è quello strettamente psicologico, che non vuol dire che lui nega, rinnega il suo passato, anche freudiano, diciamo. Semplicemente dice: questo va bene, ma fino a un certo punto. Questa ovviamente è una sua ricerca, poi condividerò meno, insomma. E lui dice: si può arrivare con la psicologia con la psichiatria fino a questo. Da qui in poi esiste una conoscenza ancestrale che è comune a tutte le culture, a tutte le civiltà, che non è sincretismo, è affinità analogica, potremmo dire, tra i simboli, che è millenaria. E quindi lì noi possiamo già attingere a una conoscenza che noi dobbiamo recuperare, non dobbiamo creare niente di nuovo, dobbiamo recuperare, dobbiamo fare archeologia. Ok? Allora, intanto grazie a Campe94 per il follow, lo apprezziamo moltissimo. E ritornando un po' su quello che hai detto, scoppia un po' la testa quando ci pensi, no? Dici, cavolo, però i politeisti in realtà sono monoteisti. Anche qui, piccolo errore della scuola, non averti spiegato in modo preciso alcune piccole cose, però sorvoliamo, insomma, se iniziamo a puntare il dito contro chi ci ha insegnato le cose in una maniera sbagliata, facciamo poi un errore, diventiamo un po' quell'antagonista di cui non abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di capire che la cultura è estremamente complessa e che la scuola deve essere un trampolino di lancio per uno studio personale, per qualcosa che piaccia a noi, indipendentemente dal tema. E, detto ciò, mi piace molto il concetto di recuperare qualcosa, perché in psicologia recuperi sempre. Cioè, nella mia materia l'idea è trovare la cosiddetta età dell'oro, che nell'alchimia ha una valenza, anche qua no? Cioè, prima tu citavi il fatto che le scienze alchemiche sono andate poi in disuso. Io ho studiato un po' d'alchimia perché mi piaceva l'idea, mi ha sempre affascinato molto, per cui Mircea Eliade, che è stato uno dei più grandi di origine romena, lui come pensatore, come tra l'altro lui era filosofo, mi sembra, anche antropologo, oltre che sì, non stiamo parlando dell'ultimo arrivato, ecco. Ha fatto tutta questa grandissima ricerca sul concetto del perché l'alchimia avesse un'importanza cruciale nella società e il concetto alchemico ritorna in psicologia, perché l'età dell'oro non è che ce la siamo inventata noi, se l'ha inventata Freud, è riprendere qualcosa di passato, un momento di grandissimo gaudio, che nel caso della psicologia sono solitamente i primi. O meglio, dovrebbe essere la gestazione, per cui il momento in cui uno sta formando se stesso, è ancora nel ventre materno, e poi i primi 6 mesi, che sono effettivamente un prolungamento di quello stesso stato di beatitudine, possiamo chiamarla così, dove non c'è sofferenza, a meno che la madre non la provi, c'è solamente una stasi completa. La madre che sente il battito cardiaco del proprio figlio che inizia a montare o della propria figlia, tu nasci e per te esiste solamente l'accudimento o l'oblio, la fine. Infatti, per questo hai una fase che noi appunto passiamo da una fase schizoparanoide, come dice Melanie Klein, a una fase invece paranoide. La schizoparanoide è il bambino che non sa distinguere il seno buono dal seno cattivo. La stessa madre potrebbe non poterti dare da mangiare in quel determinato momento. Ah, allora tu sei una persona crudele. Quando la madre ti dà da mangiare, ah, tu sei la mia divinità, tu sei l'oggetto della mia ascesa a qualcosa di più grande, poi c'è la fase paranoide in cui il bambino dice: porca miseria, io ho odiato con tutto il mio cuore mia mamma, perché mi sono reso conto che lei mi dà da mangiare e non mi dà da mangiare. Recuperare qualcosa di antico è importante, però, ricollegandoci a quello che abbiamo detto prima, bisogna essere consapevoli che l'antico non è per forza fantastico. Portiamo dall'antico qualcosa che ci faccia vivere bene il presente, non vivere il passato come un'epoca che non tornerà mai più. Ma era il discorso di prima, se ci Sì, pensi, sì, sì. cioè non bisogna cercare il passato perché era a priori meglio, ok? E soprattutto non bisogna fare l'errore di andare a cercare solo un passato storico,
Perché c'è veramente gente che crede che l'età dell'oro fosse un qualcosa di, capito, non so neanche come descrivertelo, cioè un paradiso sceso in terra. I latini avevano questo concetto, no? Prima del Sì, che ci ce fosse. l'avevano, ma è esistito, ma non, è difficile da spiegare, cioè quel concetto lì è esistito realmente, ma allo stesso tempo non è esistito. Cosa voglio dire? Che l'età dell'oro non è storica, non è una età storica. Da un certo punto di vista è un'età dello spirito, l'età dell'oro, ok? Quindi non può essere un'età materialistica, cioè codificabile in chiave materiale, quindi come un avere tutto ciò che i beni materiali ci possono dare, no? Tutto ciò che noi possiamo avere dal mondo che ci circonda. E forse per assurdo l'età dell'oro era l'esatto contrario, era non avere assolutamente nessun oggetto, non aver bisogno nemmeno di muoversi più di tanto. Perché ci si sente perfetti in sé per sé, se tu ti senti in piena perfezione con te stesso, qualsiasi cosa questa cosa voglia dire, tu non hai bisogno di viaggiare, non hai bisogno di mangiare, non hai bisogno di fare assolutamente niente, non hai bisogno di migliorarti perché tu sei perfetto. Ok? Questo concetto dell'età dell'oro quindi ci riporta ad un mondo che non ha bisogno di niente, quindi non è un mondo che ha tutto, è un mondo che non ha niente. Hai Posso dire capito? parole non sagge di più, amico mio, nel senso che sono d'accordo, e qua faccio un altro collegamento, no? Quando parlavamo di conoscenza, ma in passato c'era meno conoscenza da dover imparare, per cui la gente era più versatile in tutto, sapeva più di tutte le altre cose. In realtà è l'esigenza. Se non c'è esigenza di... Tu nella tua relazione sei perfetto, traslo sempre in quella che è la mia materia per dare un'idea, no? Tu nella tua relazione sei perfetto, la tua sessualità va benissimo, per cui non c'è un metro di paragone, cioè non c'è un... oggi mi sono sentito da uomo più prestante o io donna più recettiva, no? In qualche modo. C'è un... va bene così. Non c'è un... potrei potenzialmente pensare a un altro partner. Non esiste quell'elemento di Guarda, rottura. c'è un termine sanscrito che riassume questo stato di cose ed è proprio Ananda. Non volevo arrivare qua, ci sono Però arrivato per caso. ci siamo arrivati, ma in È quel realtà... senso di benessere assoluto che non ha niente a che fare col benessere materiale, okay? È un benessere superiore e questo è l'ananda, okay? Sostanzialmente. È uno stare bene su un altro piano che è difficile da descrivere, è un grado di illuminazione che a parole si perde, insomma. Ma, emetto questa avversativa, prima di arrivare a questo punto avevi detto poco fa, avevi fatto quel passaggio su... i traumi che può subire un infante, Sì, diciamo così, esatto. perché magari la madre li subisce a sua volta, non lo so comunque. E io uso questa sponda per farti parlare della tua postfazione, del tuo intervento in un libro. Hai capito che salto che ho fatto? Volo Magico. pindarico, cos'è un trapezista sei? Però c'è un fil rouge, vedi? Tu parli anche di questi traumi in uno scritto che verrà pubblicato a breve, di cui adesso magari puoi dire qualcosa. E quindi cosa vuoi aggiungere? Allora, cercando di tenermi leggermente vago per delle necessità che insomma, quelle sono, quelle restano, io non posso definirmi un esperto di traumatologia perché non lo sono, cioè magari lo fossi. Sono un grande interessato alla materia, consiglio a tutti coloro i quali sono interessati al concetto di trauma in psicologia, anche nella propria persona, un libro molto semplice da leggere, oddio, molto semplice forse no, però... abbastanza comprensibile anche per chi non è troppo avvezzo e si chiama Memorie traumatiche e mentalizzazione, che è stato scritto, ci sono vari scrittori tra cui Adriano Schimmenti, che lui è un vero esperto di traumatologia, bravissimo, dal quale ho tratto non posso, cioè, ho tratto dei concetti che sono molto importanti. Principalmente, quando noi parliamo di trauma, ci rifacciamo a una categoria abbastanza vasta. Il mio interesse specifico è nel PTSD, cioè Post Traumatic Stress Disorder o disturbo post-traumatico da stress, che può avvenire in base a molte necessità, scusate, a molte situazioni, no, perdonatemi,
faccio un esempio, la situazione che c'è adesso di instabilità dovuta anche alla guerra, ma molte persone hanno vissuto una condizione di forte stress anche durante il Covid. Cioè non possiamo dire che il Covid non abbia lasciato ad alcuni dei momenti di stress post-traumatico. Essere chiusi in casa, non poter uscire, pensiamo anche alle violenze domestiche, quello è un esempio classico dove queste tipologie di traumi possono avvenire. Sostanzialmente è l'incapacità della persona di andare avanti con la propria narrativa di vita, perché un evento traumatico, che può essere una catastrofe, una violenza subita, dove comunque la propria vita è percepita come a repentaglio, ci segna e ci incastra in un loop di pensiero costante. E la cosa molto particolare, peculiare, che mi ha colpito fin da subito, è proprio questa assenza di vita storica. Cioè la mia vita termina veramente nel momento in cui io ho subito il trauma. Non va avanti, non progredisce, non c'è alcun tipo di continuazione. E quando questa cosa accade, noi siamo inevitabilmente costretti a doverci fare i conti, perché uno non può più uscire di casa, non può avere una relazione, non può continuare nulla di quella che è la sua normale routine di vita. E io mi aggancio, visto che tu fai dei bei voli pindarici, a una precedente live che abbiamo fatto tempo addietro, vi invito a recuperare, ed era una live dove abbiamo parlato di Orwell, Huxley, insomma, ci siamo sbizzarriti parecchio su Franco delle era più o meno in tematiche. questo periodo, un po' prima, però era più o meno in questo periodo. Comunque la trovate sempre su. La trovo anche sul tuo blog, mi sembra, vero? Allora, sul blog ci sono gli iscritti che ne avevo tratto, Trovate sì. gli iscritti sul blog di Andrea, che poi troverete tutto lì. Per chi vede in differita ci sarà insomma tutto in descrizione. L'idea fondamentale qual è? Che noi abbiamo trattato il concetto di storicità. E così come in 1984 i personaggi perdono la possibilità di scrivere una storia che valga la pena di essere vissuta, perché il loro sacrificio risulterebbe vano, inutile dirlo, spoiler, sappiatelo, di 1984, quando Winston si rende conto che il suo sacrificio sarebbe un sacrificio vano, sceglie di non sacrificarsi. E qua è lo stesso identico concetto. Io, con la differenza che io non sono in grado di capire che quel sacrificio è insensato. Infatti, ripeto costantemente il gesto, o tendo a ritrovarmi in situazioni dove quel trauma si è consumato. Mi hanno violentata in un negozio di caramelle e io continuo a entrare nei negozi di caramelle. C'è un esempio molto bello nel Cacciatore di De Niro. Scusate, di Scorsese, dove recita De Niro, pardon, sbagliato. E dove uno dei suoi compagni, dopo aver subito delle violenze, delle torture durante la prigionia, continua a stare in Vietnam e a fare queste serate dove gioca alla roulette russa, perché è un elemento traumatico che lui ha subito durante la prigionia. Ma perché uno fa così? Perché la nostra mente, qui c'è l'errore fondamentale, la nostra psiche è convinta che si possa rompere il loop facendo esattamente la stessa cosa, comportandosi in maniera diversa. E, citando qualcuno, follia è fare rifare la stessa identica cosa con l'aspettativa che qualcosa cambi. E il PTSD è esattamente questo tipo di prospettiva. Spero di essere stato esaustivo, di essere stato comprensibile in questo senso. Sì, che dire? Mi Tante ricordo la scena della cose. roulette russa, mi era capitata in TV per caso girando, e mi aveva subito attirato e da lì poi avevo continuato a vedere il film. Ho qualche ricordo frammentario, però quello della roulette russa, è una scena molto forte. Se non sbaglio era in una delle volte era in una capanna, ok, Sì. sì, Erano in una mezza capanna dove fangosa. venivano messi, ma praticamente a tre quarti di busto sott'acqua. E premetto, stare costantemente col corpo in acqua, oltre a fargli venire piaghe e quant'altro, provoca stimolazioni come ad esempio la stimolazione di patologie come ad esempio le nuresi, no? Per cui continuare a farsi la pipì addosso perché non riesci più a percepire la differenza tra il tuo corpo e l'acqua, è stressantissimo, devi sempre tenerti a galla, cioè. Voglio dire, è una sperimentazione di torture molto pesanti, però come dico sempre e dico anche in questo testo, la guerra è guerra. Non
non pensiamo che esistano eserciti misericordiosi, nessuno. Cioè, se si prendono prigionieri, per quanto la tortura sia qualcosa di alla quale siamo tutti assolutamente contrari, penso che qualsiasi persona sana di mente sia contraria alla guerra, alla tortura, visto che è una sofferenza inutile e lascia delle ferite profondissime, però avviso, spoiler alert, in guerra tutti fanno porcate. Dobbiamo accettare questa cosa. Sì, diciamo, ti tira fuori la parte bestiale, la peggior parte dell'essere umano, anche di quello che può essere più in buone condizioni mentali, anche perché scopre una parte di sé che magari non voleva scoprire. E anzi, poi magari la miglior persona al mondo in una fase di pace civile si rivela magari il criminale più efferato in guerra, magari, chi lo sa. C'è, vabbè, anche adesso in Ucraina, per esempio, si sta parlando di processi per crimini di guerra. C'è stata una recente sentenza di un soldato russo condannato all'ergastolo, che adesso, vabbè, il suo avvocato difensore andrà in ricorso. Comunque, è stata la prima condanna per crimini di guerra, ma ne stanno seguendo altri, da quanto ho capito. Ed effettivamente, anche se magari non tutti porteranno a qualcosa, c'è di fatto, è avvenuto di fatto qualcosa di particolarmente criminale. E uno dice: ma come? Abbiamo la Convenzione di Ginevra, abbiamo la Carta sui diritti dell'uomo, tutta una serie di documenti annessi e connessi riguardanti la tortura o come condurre una guerra nella maniera più Etica. simpatica, no? Più etica. Queste cose servono tantissimo, però servono dopo purtroppo, perché nel momento in cui allora, possono avere una funzione deterrente fino a un certo punto, ma quando uno Stato, una nazione, un leader, quello che vuoi, è deciso ad andare per questa strada, la strada della guerra, ogni crimine che, come dici tu, per forza di cose scaturisce dalla guerra, può essere soltanto giudicato a posteriori. Quindi il crimine avviene, punto e basta. Non c'è organizzazione internazionale che può impedirlo, o lo può fare, ma fino a un certo punto. Abbiamo visto nei vari conflitti africani, medio orientali, anche dove intervengono i caschi blu, a volte finiscono loro stessi cioè, gli scontri, gli omicidi, eccetera, eccetera, come vittime, in questo senso. Beh, Sì. non possiamo, cioè, sempre in questa postfazione io ho messo bene chiaro per iscritto che non possiamo fare, passatemi il termine, no? Anche un po' forte, le coccole a questa situazione. La realtà dei fatti è che quando ognuno di noi è inserito in un contesto dove rischia la vita, si attivano i meccanismi di difesa che non vedono né legge né accordi. Noi abbiamo l'idea fantastica del duello cavalleresco, non è mai esistito. Non è uno scontro tra samurai dove vince il più bravo, quello che ha la tecnica più efficace, migliore, e c'è un grande rispetto per l'avversario. La guerra è un affare sporco. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i giapponesi chiesero agli americani di non utilizzare il trench gun, che è sostanzialmente un fucile a pompa da trincea. Ha 8 o 6 colpi, poi mi sembra siano 8, però comunque sia. Ed è un fucile studiato apposta per gli spazi stretti. La parola giusta su cosa ti fa diventare è spezzatino, nel senso che se ti prende a una distanza abbastanza ravvicinata, ti disintegra. Il Giappone chiese agli americani di bandire quest'arma in quanto la ritennero inadeguata. E gli americani gli risposero: cioè, non ho capito, io mi devo togliere un'arma che mi avvantaggia, se la mia tecnologia è superiore alla tua, il problema per me non si pone. I giapponesi risposero: benissimo, chiunque verrà trovato anche solo in possesso delle cartucce dei fucili a pompa verrà giustiziato sul posto, anche se prigioniero, anche se si arrende. Cioè, ognuno fa così. Era quello che succedeva anche a chi aveva i lanciafiamme. Sì, esatto, cioè, tanto per parlare, parliamo di armi di questo tipo. I cecchini, gli incursori giapponesi erano addestrati non a uccidere i soldati, ma a uccidere i medici.
Se tu eri un medico da campo, dovevi toglierti l'insegna della croce, che di solito ti permetteva in battaglia di avere un trattamento diverso. Cioè, appunto, si dice è sparare sulla Croce Rossa, perché di solito la Croce Rossa non porta armi. L'idea fondamentale sarebbe quella. Buonasera, Stefano. E la cosa. Come per i giornalisti, ma vediamo cosa succede anche Sì, in questi giorni, in ma queste loro settimane. ricevevano un premio per tutti, perché sapevano che per ogni marine medico morto morivano probabilmente 10 marine per assenza di cure. Cioè, siamo onesti, la guerra è uno sporco affare che non andrebbe fatto a prescindere, ma non stupiamoci se poi avvengono le peggiori barbarie, perché mi rifaccio a un esame di psicologia evoluzionistica che ho fatto col professor Camperio, che uno può essere in accordo, in disaccordo. Lui diceva una cosa fondamentale: quando noi siamo in guerra abbiamo due concetti fondamentali in testa, portare avanti la specie, cioè non ce ne frega niente, noi andiamo dalle donne, scusate per le cose forti che sto per dire, però sono studi, sono ricerche, sono anche opinabili se si vuole. Però questo è quello che succede. Anche questo forte rush, no, nella violenza nei confronti delle donne e dei bambini, tante volte nasce perché istintivamente parlando si compiono due scelte. Infetto le donne del mio clan rivale con i miei geni. Per cui se io muoio, t'ho fatto la beffa, perché ti nasce mio figlio, non tuo figlio. E io lascio del DNA ad andare, che prosegue. Altra cosa, io vado in modalità berserk, cioè non mi interessa come uccido l'altro, non esiste il duello cavalleresco, perché questo può ammazzarmi con una pietra, può ammazzarmi con un pugnale, può ammazzarmi con una Solo cannonata. arrivare alla fine, in un modo o nell'altro. Sì, cioè non esiste, tutto il resto sono bazzecole che ci hanno passato gli aristocratici dell'Ottocento con il loro modo di vedere il duello. Ma alla fine il lavoro sporco lo faceva la fanteria. La fanteria, in qualsiasi stato del mondo, a nessuno è mai interessato dalla fanteria, dei marinai, dei cannonieri. Non gliene è mai fregato niente a nessuno. Se sei un fante, probabilmente hai il 20% di possibilità di sopravvivere. Ti ricordi quando adesso che hai parlato di questo fatto degli stupri come collegato al discorso della contaminazione? Non so se ti ricordi, visto che abbiamo citato prima i tre autori di cui abbiamo già parlato, in Apocalypse Now, che è appunto ispirato al libro di Conrad, c'è quel famosissimo monologo del colonnello Kurtz, interpretato da Marlon Brando, dove lui racconta di questi Viet Cong che praticamente, cosa è successo? Quando lui ancora non si era staccato dall'esercito americano, era andato in questo villaggio per vaccinare i bambini del villaggio, non mi ricordo da che cosa, insomma. E poco dopo viene a sapere che i Viet Cong erano arrivati lì dopo le vaccinazioni e avevano amputato le braccia a tutti i bambini. E lui dice: questa cosa era una cosa geniale. A quel punto, quando fa questo monologo, era uscito completamente di senno. Ne avevamo già parlato, insomma, nel senso della pazzia in Kurtz. E dice: questa cosa era una cosa geniale. Cioè, piuttosto che fare agli americani questa cosa, che per loro era visto come un'ingerenza, come una contaminazione, se vogliamo, ok? Io simbolicamente amputo tutte le braccia e rifiuto il tuo intervento nella nostra pelle, nel nostro sangue, ok? Quindi lui lo leggeva come geniale in questo senso qua, cioè io respingo il tuo tentativo di contaminarci con la tua cultura del, capito, scientifica, chiamala come vuoi, insomma, con la tua cultura occidentale, che era simbolizzata, sì, dalla vaccinazione, ok? Con tutte le assurdità connesse e annesse, però il concetto è abbastanza affine, secondo me, ok? Guarda, mi trovi pienamente d'accordo anche perché che cosa succede? Tu, il tuo nemico sta salvando i nostri bambini, non mi stai violentando la donna e stai facendo un figlio, ma mio figlio mi guarda e mi dice: papà, perché spari a quei signori che mi fanno invece stare bene? Però Cioè, lì questo. c'era il background, che qual era il background? Era che l'uomo bianco occidentale, l'uomo del colonialismo sostanzialmente, arrivava e la vaccinazione era uno dei simboli con cui l'uomo, il colonialista, si vantava Della sua superiorità. della sua superiorità, sì, ok.
E quindi loro respingevano questo fondamentalmente, non la vaccinazione in sé, ma ciò che Sì. rappresentava la vaccinazione, perché era una vista come una contaminazione culturale. E ovviamente questo portava a un atto spietato che poteva avvenire quando? Soltanto a un conflitto in corso portato a quelle estreme conseguenze, insomma, come era la guerra del Vietnam. Guarda, c'è poco da fare, la parte orientale, per cui Cina, Giappone, tutta quella parte, sempre Vietnam, eccetera, hanno una metodicità nelle loro idee fortissima. Cioè non puoi, è quasi una fierezza, che non è un vanto, non è un complimento, no? È come quando si dice che uno è un bruto ma è coraggioso, non è che per forza è una brava persona. O avere coraggio è per forza positivo. Qua è lo stesso concetto. Sono solidi, saldi sulla loro idea, sulla loro visione, ed è l'unico motivo per il quale possono poi permettersi dei gesti così forti senza la paura delle ripercussioni. Che non c'è una ripercussione. No, anzi, forse c'è addirittura una premiazione in alcuni di questi atti, se la cultura di riferimento poi la va ad accettare. Vabbè. Detto ciò, Direi che possiamo avvicinarci, secondo me, sì, un possiamo po'. avvicinarci. La tua postfazione di che cosa è parte? È parte di una pubblicazione che dovrebbe realizzarsi in teoria a luglio e che riguarderà l'Ucraina in senso generale. E cosa voglio dire con questo? Che anche con l'aiuto appunto di Misha, che invece si occupa di un'introduzione, andiamo a parlare della situazione storica, culturale, geopolitica. Poi tu appunto fai una postfazione in cui parli dei traumi anche con un approccio, no, anche con un approccio psicologico sostanzialmente. E per quanto riguarda la mia parte, si tratta di 6 capitoli che partono dalla storia medievale, con dei brevi accenni a quanto veniva prima, e nel corso dei capitoli arrivo fino ai giorni nostri. Infatti il 6° capitolo è quello di attualità stretta e si parla soprattutto di geopolitica in quel capitolo. Che cosa ho voluto fare? Allora, di pubblicazioni negli ultimi 6 mesi sull'Ucraina ne sono state fatte a bizzeffe. Soprattutto di taglio storico. Perché? Perché il mondo ucraino è sempre stato poco conosciuto in Italia, quantomeno in Italia, ed è stato spesso confuso con il vicino russo, sostanzialmente. Una colpa, devo dire, che ho avuto anch'io, che molto spesso confondevo elementi che erano propriamente ucraini con altri che erano invece russi, no? Ma E credo sia viceversa. abbastanza comune questa cosa, cioè, ci siamo Sì. resi conto portando avanti questo progetto di un sacco di, possiamo definirle sviste? Non, chiamiamole così? Era così, sì, io ho detto colpa è un termine Semplificazioni, no, esagerato. ma ritengo Okay. sia semplificazioni, no, di un concetto molto più complesso. In questo Misha, che è stato ospite nella live precedente, sì, nella live precedente, c'è stato di grande aiuto, diciamo, ecco. Allora, il discorso è questo, io ho preso una serie di testi di studiosi, soprattutto di storia orientale, quindi orientalistica, e anche studiosi di letteratura. E poi ho preso dei testi proprio di letteratura ucraina, ovviamente tradotti in italiano, non conoscendo la lingua, e ho iniziato a leggere, semplicemente a leggere senza alcuno scopo se non quello di capire meglio la situazione. Avrei le idee un po' più chiare perché veramente era un macello. E più leggevi e più ti confondevi. Infatti, a un certo punto, anche con l'aiuto di Mischio, ho cercato di tirare un po' le somme, cercare di capire cosa significava un concetto piuttosto che un altro, che conseguenze storiche aveva un atto piuttosto che un altro. E finché, a forza di studiare, mi sono fatto un'idea generale e ho detto: forse vale la pena buttare giù 2 righe e cercare di far capire anche gli altri. Ok? Cosa è successo? Che quello che doveva essere un banalissimo post, articolo sul mio blog, quindi al massimo, che ne so, 3-4 pagine A4, una cosa del genere, alla fine sono diventate decine di pagine e si tradurranno appunto in un libro. Tra l'altro anticipo che
come era da obiettivo iniziale quando ho proposto questa cosa anche a te e a Misha, era quello di, nel mio piccolo, ovviamente non faremo chissà quali milioni, però il ricavato, la parte che spetterà i diritti d'autore, andrà tutta a un'associazione che abbiamo individuato, la United 24, nella parte relativa agli aiuti umanitari, quindi tutti gli aspetti legati agli ospedali, alla sanità e per la ricostruzione. Quindi questo sarà l'obiettivo, non avrà niente a che fare con armi e quant'altro, dove io credo che ognuno abbia la sua opinione. Io la mia ce l'ho e non la nascondo, nel senso che non ci vedo nulla di male, anzi ritengo doveroso per l'Occidente continuare ad aiutare l'Ucraina fin tanto che il popolo ucraino dà segni di voler resistere. Quello che io dico anche nel sesto capitolo, quello conclusivo, è questo: noi potremmo dare anche cioè, miliardi e miliardi di rifornimenti militari agli ucraini, ma se gli ucraini non vogliono combattere, non combattono, neanche se hanno tutte le armi a disposizione. E viceversa, se noi non gli diamo niente, ma loro vogliono combattere a tutti i costi perché credono in quello che credono, lo continuano a fare anche con i bastoni. Lo vediamo con gli scontri tra palestinesi e israeliani che vanno avanti da decenni, con le famose intifade dove ci sono palestinesi che lanciano sassi contro un esercito molto ben armato che è quello israeliano, no? E lo continuano a fare perché credono. O nel bene e nel male, uno può essere d'accordo o in disaccordo. Loro credono in quello che fanno e quindi lo fanno anche senza mezzi a disposizione o con mezzi inadeguati. Quindi io credo questo, che fin tanto che c'è questa volontà di difesa, sia giusto che l'Occidente continui a sostenere l'Ucraina. Tutto qui. Dopodiché, appunto, ho detto, proprio per evitare discussioni su dove vanno i soldi, eccetera, ho preferito io stesso anche andare a puntare su qualcosa che fosse relativo agli aiuti umanitari. Ecco, Sì, tutto poi chiaramente avremo una live dedicata solamente qui. Sì. a questo intervento, dove ci sarà appunto anche Misha, però diciamo che era doveroso da parte nostra fare questo piccolo accenno, visto che insomma se tutto va bene incrociamo le dita e non diciamo niente. Detto ciò, mi piacerebbe magari concludere con te riprendendo in mano Ananda e Nessuna Pietà, se tu fossi d'accordo, dando un po' insomma una chiusa. Io Certo. quello che dovevo dire sui due lì, insomma, su Nessuna Pietà, l'ho detto, nel senso che c'è anche un podcast dedicato, lo potete trovare sul canale YouTube, che insomma è esplicativo di quello che è il mio pensiero. Vi invito a leggere l'opera, però credo che nessuno possa parlare meglio del proprio bambino se non il genitore. Qui lascio a te la parola, scegli tu se vuoi parlare un po' più di Ananda, di Nessuna Pietà, quello che Allora, preferisci. brevemente. Sono due opere ambientate nello stesso universo narrativo, quindi hanno questo tipo di affinità. L'una, Nessuna Pietà, è un romanzo. L'altra, Ananda, è una serie di racconti legati tra di loro, quindi possono essere letti in maniera singola, individuale, si può anche aprire a caso e leggere un racconto, però poi si possono tirare, i fili e capire qual è il messaggio complessivo. E in che cosa consiste questo universo condiviso? In tre calamità. Il primo libro è stato scritto nel 2019, che era Nessuna Pietà, è stato pubblicato nel 2020. Ananda è del 2021, scritto ovviamente nel 2020. Sì. Quindi, diciamo, prima che arrivasse la pandemia, per quanto riguarda Nessuna Pietà, onde evitare equivoci. E le tre calamità sono appunto queste: una pandemia. Una guerra è quella che viene definita una grande pioggia, una sorta di diluvio globale, di alluvione globale. Le tre calamità non escludono nessuno nel mondo, quindi tutti vengono coinvolti. In Nessuna Pietà, per quanto riguarda la guerra, lascio intendere che sia nata da cause del tutto umane. Okay, quindi non c'è nulla di trascendente, non c'è un'apocalisse in chiave, sì, il Vangelo di Giovanni, o comunque l'Apocalisse di Giovanni, eccetera, eccetera. È proprio un'apocalisse umana, dove, di tipo nucleare, ecco.
e a cui seguono altri due eventi. Mentre in Ananda cerco di andare oltre il piano prettamente materiale, che non è escluderlo, è andare a integrarlo, e quindi vado a descrivere quelle che sono le motivazioni metafisiche della fine del mondo, ok? Ed è perché avviene tramite questi tre fattori sostanzialmente. Poi io non mi limito alla cosiddetta pars destruens, no? Ci metto anche una parte costruttiva che in nessuna pietà è abbastanza malinconica, potremmo dire, quindi c'è un finale un po' melanconico, anzi. Mentre in Ananda è molto più positivo, e visto che l'abbiamo citata prima, si va a concretizzare quella che potremmo definire un'età dell'oro, una nuova età dell'oro, ok? E in una nuova società. Che recupera, come abbiamo detto prima, che recupera una tradizione, la reinventa e l'attualizza, ok? Anche senza tutto quel benessere materiale, o meglio, grazie al rifiuto di quel benessere materiale che è stato spazzato via dall'Apocalisse sostanzialmente. Quindi questo è un po' in estrema sintesi il cammino che porta da Nessuna Pietà ad Ananda. E da Ananda porterà poi alla conclusione di chiamiamola trilogia, poi in realtà i libri si possono leggere in maniera indipendente l'uno dall'altro. Comunque verrà poi una conclusione, che sarà un passaggio ulteriore, e di cui dico che è semplicemente ambientato in Antartide. Qualsiasi cosa ambientata in Antartide per me vince a prescindere. Esatto, e soprattutto è ovviamente ispirato a Lovecraft, alle Montagne della Follia e non solo. Possiamo dire la nube purpurea, così, buttata lì. Ma sì, poi in realtà, anche se non è l'Antartide ma il Polo Nord, c'è anche di mezzo Frankenstein, quindi insomma c'è di mezzo tanto materiale. E poi anche non solo testi letterari, ma anche testi scientifici, soprattutto legati a persone che si occupano a livello di biologia, chiamiamola geofisica, credo sia il termine giusto. Non ti saprei rispondere, sai? Okay. Ok, che si occupano dello scioglimento dei ghiacciai e quant'altro. Quindi ci sarà questo approccio sui cambiamenti climatici, però non in maniera politicizzata e banalizzata come spesso accade, ma sempre in una chiave simbolica, okay? Che è stata che è rilanciata da Ananda sostanzialmente. E comunque consiglio a tutti Alle Montagne della Follia, uno dei miei libri preferiti. So che Andrea ha insomma, il suo pensiero su Lovecraft, e lo accettiamo, gli vogliamo bene lo stesso. Vediamola Ah, così. non mi piace il modo di scrivere, ma non Esatto. quello che scrive, perché quello che scrive mi piace tantissimo, okay? È il modo che lo stile non mi piace. Giustamente, nel senso che è giusto che ognuno abbia la sua opinione, e ci sta. Se io dovessi prenderlo in termini, quando tu lo leggi in lingua, se hai voglia di fare questa esperienza, devo essere onesto, non è sicuramente la mia lettura preferita in inglese. Sì, l'ho letto sia in italiano che in inglese, opere diverse però, ti dico non mi ha entusiasmato, però riconosco che è un parere soggettivo, quindi Ma nulla come no, toglie a qualcuno di certo. amarlo spassionatamente o di avere dei giudizi accademici più opportuni dei miei. Ritengo che c'è un forte amore da parte mia per tanti motivi. È giusto poter criticare una cosa che anche una cosa che ami, nel senso che io gli devo tanto anche nelle mie scelte di carriera proprio universitaria, però è innegabile per me che certe cose sono state pesanti. Io ho letto tutto quello che ha scritto, letteralmente tutto, e mi rendo conto, insomma, che è un autore con le sue problematiche, che non vuol dire che sia negativo, perché se uno prende Martin del Trono di Spade è un autore problematico, se uno prende Palahniuk è un autore problematico. Cioè, mettiamocela via che la scrittura è la creazione di un mondo, e ogni volta che noi parliamo di un mondo fantastico, ognuno ha la propria visione. Punto. Guarda, anche, hai citato proprio Martin, che è un altro che io disprezzo per lo stile. Beh, io ritengo che abbia una grandissima fantasia, una grande capacità di intreccio, ma sia un rompipalle quando ci si mette. Guarda, Questo sulla è. sua grande capacità di intreccio ti darò ragione se lo concluderà il libro. Perché finché il libro, scusami, la saga, se non la concluderà.
quello che lui ha costruito non è vero che è un grande intreccio, perché se poi alla fine non arrivi a una conclusione, vuol dire che ti sei andato ad impantanare, non sai neanche tu come venirne fuori. Questa non è bravura, secondo me, però è un'opinione Alzo le mani e ti dico che è personale. un'opinione condivisibilissima. Io ti posso dire che lui ha collaborato alla scrittura di Elden Ring, videogioco insomma che ho amato alla follia, e lui ha dimostrato di avere delle ottime capacità. C'è un plus, però Elden Ring è uno di quei giochi in cui la storia è bucata, cioè tu devi andare a mettere insieme i pezzi, per cui partiva avvantaggiato, visto che a lui i buchi piacciono, mettiamola così. Allora, io direi che per oggi... Insomma, possiamo anche chiudere. Abbiamo fatto una gran bella chiacchierata. Insomma, è passata già anche più di 1 ora e 20 e ci sta, ci siamo divertiti. La speranza, come dicevamo, è di rendere questa sorta di rubrica mensile, dove andremo a parlare magari più nello specifico di alcune opere, di alcuni autori. C'era il sentore, ma non dico niente, di qualcuno che è abbastanza noto come No, ma autore. si può Ok. dire, Cioè, tanto. c'era il sentore di farci anche magari una bella live su London, Jack London, in quanto parliamo di uno scrittore trattato come romanziere per ragazzini, almeno dal mio punto di vista, e in realtà parliamo di un uomo che politicamente, filosoficamente ha tanto da dare, tantissimo, e ha fatto una vita davvero scrittore, perché lui è stato prima un avventuriero e poi forse uno scrittore, però non vi anticipiamo nulla se Sì. non Sì, ci divertiremo un sacco. Questo è credo che si sicuro. tratterà di tardo autunno, però ci tengo molto a farlo, mi è appassionato molto questa cosa. E poi sì, oggi è stata un po' un'introduzione generale, però di temi da affrontare in ambito letterario e di scrittura anche in generale, ce ne sono tantissimi, io almeno ne ho tantissimi da proporti. Proprio per entrare nel merito, non solo dei contenuti, ma proprio anche degli stili, dei modi, degli approcci alla scrittura, parlando anche nel mio piccolo di quello che è, insomma, la mia esperienza, non solo mia personale, ma di persone che ho conosciuto, che direttamente o indirettamente, insomma. Ottimo, io vi rinnovo l'invito a almeno fare una prova con le opere di Andrea, perché ripeto, nessuna pietà è... Cosa ho finito? In 3 giorni? 4 giorni mi sembra, una cosa del genere. O comunque l'ho aperto 4 volte sto libro, questo è quello che te posso dire sicuramente. E l'ho finito, perché è un'opera scritta bene e io e Andrea siamo molto critici l'uno con l'altro, nel senso che non abbiamo paura a dire mi piace o non mi piace. Vi invito a prendere in mano Ananda, che è l'ultima, il frutto delle sue ultime, diciamo, fatiche, e di sostenere quelli che sono degli scrittori validi e di lasciare stare quelle maialate da banco che vi vendono. Volete farvi una lettura estiva che non è una lettura estiva, ma vi lascia veramente qualcosa? Prendete Nessuna Pietà. Questo è un bel modo anche per combattere la buona battaglia, come mi piace chiamarla, no? Allora, guarda, per concludere, vediamo se riesco a trovarla di nuovo, questa citazione, sì, è di Hermann Hesse, è contenuta in questo libricino qua della Delphi, ok, che si intitola Una biblioteca della letteratura universale. È un libricino molto simpatico, un saggio, un piccolo saggio, diciamo, di Hesse, e a un certo punto lui dice, allora, la prima parte era mia, la seconda è proprio la sua citazione, però un attimo che lo devo ritrovare, mannaggia. Ah, dove è finito il nostro S? Eccolo qua. Allora, l'importante non è aver letto e conosciuto il più possibile, ma aver scelto in libertà le opere che ci permettano di porci in un rapporto di vivificante congenialità con il tutto, con la vita e il pulsare dell'umanità. Direi che detto questo, con quale conclusione migliore? Cioè, sì, nel senso, non serve leggere 20.000 cose, basta quel poco che ci serve, che è funzionale alla nostra esistenza e allo scopo che ci siamo prefissati, ecco. C'era tra l'altro, a proposito di bibliofili, adesso non mi ricordo il nome esatto, comunque c'era questo bibliofilo francese, se non ricordo male, che lui era un appassionato, un conoscitore incredibile di libri antichi, ma ne aveva soltanto 100. E quando ne comprava uno nuovo, ne scartava un altro. A un certo punto lui era entrato in crisi perché non sapeva come considerare le opere in due volumi. Comunque Ok. è tutta una storia vera questa, eh.
Però lui teneva 100 opere. Lui, grande conoscitore, grande lettore, tutto quanto, perché ha detto: non ho bisogno di più, sostanzialmente. Wow, e già avere 100 libri che fanno la differenza è tanta roba. Eh Detto sì. ciò, diffidate da chi vi risponde che legge 100 libri all'anno, piccola parentesi, piccolo meme tra me e te. Noi vi ringraziamo e vi faremo sapere, cercheremo insomma di creare una routine abbastanza stabile in modo tale che sappiate quando sarà l'appuntamento e ci vediamo il mese prossimo, a luglio sicuramente. E insomma, vi invitiamo a seguire il canale, ma a seguire anche insomma, i social di Andrea, che poi insomma, per chi è in differita vedrete, cercate Argyro Sing su Instagram, lo trovate, oppure il blog La Voce d'Argento. Detto giusto, no? È Sì, giusto. sì, sì. Perfetto. Grazie mille a Grazie. tutti e buona serata. Ciao! Sì, ciao, ciao.